Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Emanuele e questo è il mio canale YouTube CRM Studio. Come sempre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se vi piacciono i miei video, e andiamo subito avanti. Oggi un video molto interessante. Già nei video scorsi ho parlato molto dei concetti generali su tutto quello che riguarda il mastering. Vi ho parlato di concetti teorici come il DC offset, come la compressione upward, e ho fatto dei piccoli esempi di come andrebbe masterizzato un brano. Vi lascerò in descrizione tutti i link riguardo ai video già fatti e oggi vedremo come masterizzare un brano da zero. L'intento di questo video è darvi quindi le linee generali per masterizzare il vostro mix e andremo a vedere cosa io faccio in mastering dalla A alla Z. Iniziamo subito. Siamo qui in Wavelab, abbiamo qui il nostro solito brano mixato e registrato da me. E quindi cosa facciamo? Come primo plugin io uso sempre questo bellissimo plug della Steinberg, il Master Rig, che ha una serie di tools veramente interessanti. Comunque, come prima cosa, anche senza ascoltare il brano, io vado sempre a togliere il DC offset. Selezioniamo sempre l'equalizzatore in fase lineare. Per il DC offset vi rimando al video in cui ne parlo in maniera approfondita. Per togliere il DC offset basta un filtro passa alto molto pendente. Eccoci qua. Lo possiamo benissimo settare a 20, ma anche in questo caso, visto che non è un brano di musica dance con basse molto importanti, anche a 30 Hz. Che non suona niente sotto i 30 Hz in questo caso. 26 va bene, diciamo. Come seconda cosa, un bel filtro anti-aliasing. Riguardo a questo concetto sicuramente farò un video in futuro in cui ne parleremo. Lo possiamo settare a 20.000 Hz. Poi, quasi sempre inside, io vado a togliere tutto quello che sta al di sotto dei 200 Hz, ma anche più. Ok. Perché nel side, qui sotto, tutto quello che c'è non serve e a volte può andare ad intaccare l'intelligibilità delle basse frequenze, quindi va a rompere un po' le scatole al nostro low end di frequenze. Ora, diamo un ascolto. Ok, in questo caso io direi anche di aprire un saturatore, visto che il brano non ha praticamente molte sorgenti sonori distorte, quali chitarre elettriche o cose del genere, o sintetizzatori, potrebbe aiutarci un pochettino di saturazione. Questo saturatore è multibanda e ci permette di andare a lavorare in un certo modo. Possiamo lasciare il mix a 50, così più leggero, e possiamo andare ad applicare un pochettino di saturazione su tutte le bande. Vienimi a trovare sul posto di lavoro a Via Nazionale. Ok, non male, ci aiuta soprattutto un pochettino nelle basse frequenze, ci dà un po' di presenza, ci aiuta a dare più definizione su tutto il resto delle frequenze. In questo caso funziona bene. Poi non è detto che questo settaggio va bene per tutti i brani, dipende sempre. Allora, come terza cosa, possiamo aprire l'imager e portiamo in mono tutte le basse frequenze. Questo perché? Perché le basse in mono sono più definite e suonano meglio, punto. Questo sempre, in tutti i casi. Posto di lavoro a Via Nazionale. Ok, a questo punto notiamo, vi faccio notare una cosa. Ti servirò il mio cuore con doppia panna. Guardate qui. Vienimi a trovare sabato.
ma poi che ce ne frega. Questo vuol dire che più o meno in tutto il brano abbiamo un aumento, cioè abbiamo il canale destro che suona più forte del canale sinistro. E questo va corretto. Per correggere questo problema possiamo usare lo Stereo Tools, che funziona molto bene. Allora, quindi, abbiamo detto, il canale destro suona più forte del canale sinistro. Teniamo premuto il maiuscolo e abbassiamo un pochettino di un decibel. Guardia nazionale, ti servirò il mio cuore con doppia panna, al civico 19, vieni... Anche un pochettino di meno. Poi possiamo raddrizzare il panorama stereo ruotandolo un pochettino. Guardia nazionale, ti servirò il mio cuore con doppia panna, al civico 19, vienimi a trovare a luna di notte fa. Vienimi a trovare sul posto di lavoro. Guardia nazionale, ti servirò il mio cuore con doppia panna, al civico 19. Ok, diciamo che va bene. Il palm meter deve suonare sempre con i picchi un pochettino a destra, un pochettino a sinistra, e deve sempre equivalere più o meno verso il centro. Questo è l'RMS. E l'RMS deve stare più o meno equilibrato. E abbiamo risolto già i primi problemi. Ora, dopo questo passaggio di correzione, io vado sempre ad applicare un equalizzatore ed un compressore. Prima il compressore e dopo l'equalizzatore. Allora, come compressore uso l'APA 2500 della Waves, che non è male e suona abbastanza bene. Invece come equalizzatore mi piace questo qua dell'Elysia, che sarebbe il Muse EQ. Vediamo un pochettino. Allora, sicuramente il ginocchio della, quindi la curva di compressione media va bene, il tono va bene normale, già so che questa funzione è un po' più leggera e su questo brano mi piacerà di più. Questa sezione che riguarda il peak detector la affronterò meglio in un video apposito sopra i compressori, quindi continuate a seguire i miei video. Ascoltiamo. Civico 19, vienimi a trovare a luna di notte fa. Vienimi a trovare sul posto di lavoro a via nazionale. Ti servirò il mio cuore con doppia panna. Al civico 19, vienimi a trovare a luna di notte fa. Vienimi a trovare sul posto di lavoro a via nazionale. Ti servirò il mio cuore con doppia panna. Ok, così va bene. Siamo riusciti a raggiungere un po'. Siamo riusciti a dare un pochettino di colla a tutto quanto e abbiamo più punch. Casse rullante sono un pochettino più corpose e anche il basso. Allora, il link l'ho provato, però a me mi piace più in questo caso lasciarlo al 100%. Questo cosa vuol dire? Che il compressore prende in considerazione solo un canale e agisce sull'altro di conseguenza. Così è come se fosse in dual mono, il compressore che è stereo comprime, comprime in un certo modo il canale sinistro, in un altro modo ancora il canale destro, in base a come va ad analizzare i picchi. La cosa interessante è il blend, che è interessante, ma in questo caso io lo lascio a 100 perché mi piace di più. Dopo il compressore andiamo ad effettuare l'equalizzazione. Io grosso modo già so cosa fare su questo brano. Posto di lavoro a via nazionale, ti servirò il mio cuore con doppia panna, al civico 19, vienimi a trovare a luna di notte fa. Vienimi a trovare sul posto di lavoro a via nazionale, ti servirò il mio cuore con doppia panna, al civico 19, vienimi a trovare a luna di notte fa. Civico 19, vienimi a trovare a luna di notte fa. Vienimi a trovare sul posto di lavoro a via nazionale. Ti servirò il mio cuore con doppia panna al civico 19.
Ok, in cuffia non è il massimo equalizzare e masterizzare, ma conoscendo bene il brano, questa più o meno è un'equalizzazione che fa al caso nostro. Abbiamo dato un pochettino di profondità sulle basse frequenze, sulle 80 Hz, abbiamo dato aria sopra i 35.000 Hz con un bel boost. Abbiamo dato una leggera presenza di un decibel circa, anzi meno, mezzo decibel abbondante, e siamo andati a togliere un pochettino di nasalità sopra le 400 Hz, le 380. 360 per la precisione, e suona abbastanza bene. Dopo questi passaggi di correzione e di abbellimento del mix, passiamo al master vero e proprio, la parte più importante, la parte più delicata, la riduzione dinamica per raggiungere un certo tipo di volume. Ok, ho aperto il Blue Cat Patchwork, che ci consente di andare a inserire 8 istanze di plugin in un solo slot di Wavelab. Andiamo a caricare il nostro Neodymium, eccolo qua. Questo è il software, questo è il plugin per la compressione parallela che io uso. Se non avete questo qua, se non lo riuscite a trovare, a comprare, vi consiglio il Blue Cat Dynamics, che è un'ottima alternativa a questo plugin. Allora, settiamo il plugin ad una banda, mettiamolo in maniera avanzata. Attacco e rilascio molto lenti. Sul posto di lavoro a Via Nazionale ti servirò il mio cuore con doppia panna al civico 19. Vienimi a trovare a luna di notte, vienimi a trovare sul posto di lavoro. Ok, queste operazioni di riduzione dinamica vanno fatte sempre nel punto in cui il brano suona più forte, e quindi un ritornello va bene. Come prima cosa sono andato a comprimere tutto quello che c'era sotto il fattore cresta. Andiamo avanti. Ora effettuerò tutta la riduzione dinamica e spiegherò dopo cosa ho fatto. Sul posto di lavoro a Via Nazionale ti servirò il mio cuore con doppia panna al civico 19. Vienimi a trovare a luna di notte, vienimi a trovare sul posto di lavoro. Ti servirò il mio cuore con doppia panna al civico 19. Vienimi a trovare a luna di notte, vienimi a trovare sul posto di lavoro a Via Nazionale. Ti servirò il mio cuore con doppia panna al civico 19. Vienimi a trovare a luna di notte, vienimi a trovare sul posto di lavoro. Ti servirò il mio cuore con doppia panna al civico 19. Vienimi a trovare a luna di notte, vienimi a trovare sul posto di lavoro a Via Nazionale. Ti servirò il mio cuore con doppia panna al civico 19. Vienimi a trovare a luna di notte, vienimi a trovare sul posto di lavoro. Ti servirò il mio cuore con doppia panna al civico 19. Vieni. Ok, per ora va bene così. Faccio vedere il processo di riduzione dinamica con tutti i plugin aperti. Oppala. Più o meno a step. Andiamo sempre a comprimere un pochettino di più il fattore cresta, gradualmente. Ok, per ora va bene così, poi in questi slot, se ci servirà, andremo ad inserire altre istanze di riduzione dinamica. Subito dopo la compressione upward, ci sta molto bene la compressione parallela. Questo è il settaggio che ci consigliano gli sviluppatori del plugin. Posto di lavoro a Via Nazionale. Servirò il mio cuore con doppia panna al civico 19. Vienimi a trovare a luna di notte. Eccoci qua, la compressione parallela purtroppo è poco usata in mastering, ma io ve la consiglio caldamente, soprattutto quando viene effettuata in maniera così semplice con Oxford Inflator. Dopo la compressione parallela andiamo di limiter. Funziona molto bene questo qua, lo Zone 8 dell'Isotope. Settiamo questa opzione
Settiamo la soglia del limite a meno 0,5 dB e diamo sempre un guadagno di meno 0,5 dB. Questo per limitare dopo in seguito un limiter analogico. Attacco il rilascio lento e recovery dei transienti attivata al massimo. Via nazionale, ti servirò il mio cuore con doppia panna. Al civico 19, vienimi a trovare a luna di notte. Ok, siamo circa a meno 10, quindi abbiamo bisogno di più volume per raggiungere un livello commerciale. Quindi in realtà potremmo dare ancora un pochettino più di saturazione, un pochettino sulle basse, poca, eh? Altrimenti andremo a cambiare troppo il livello del brano e quindi i compressori non lavoreranno più come noi vogliamo. E possiamo andare direttamente anche ad aggiungere un'altra istanza di riduzione dinamica. Un pochettino più sopra. Oro a via nazionale, ti servirò il mio cuore con doppia panna. Al civico 19, vienimi a trovare a luna di notte. Vienimi a trovare sul posto di lavoro a via nazionale, ti servirò il mio cuore con doppia panna. Al civico 19. Quel sorriso sempre acceso, ti cerco sui notturni di sabato, ma poi che ce ne frega se l'amore non arriva, sarò sole spiaggia, Santa Severa. Ok, siamo arrivati più o meno a meno 9,15. Vi dico solo una cosa, che settando in maniera più precisa tutte le istanze di compressione a board e magari usandone una o due di più, si raggiungerebbe un risultato migliore. Noi siamo andati un pochettino spediti, ma va bene così. Questo risultato già è accettabile. Adesso dobbiamo andare ad emulare un limiter analogico. Per farlo dobbiamo applicare un expander upward. L'expander upward deve avere attacco e rilascio lenti e deve agire sopra, diciamo, la parte superiore del fattore cresta. E bisogna dare un piccolo guadagno. Sempre acceso, ti cerco sui notturni di sabato, ma poi che ce ne frega se l'amore non arriva, sarò. Ok, ci siamo. Come potete vedere qui, abbiamo un pochettino di errore intersample. Per correggerlo, basta fare così. Ok, apriamo il brick wall limiter della Steinberg nativo in Wavelab. Assicuriamoci di avere il guadagno a zero, rilascio molto lento. Possiamo anche deselezionare il link tra i due canali e bisogna assicurarsi di lasciare attivato questa opzione qua che andrà a correggere effettivamente l'errore intersample. Sempre acceso, ti cerco sui notturni di sabato, ma poi che ce ne frega se. Ecco qui, non abbiamo più errore intersample. Come ultima cosa, andiamo ad aggiungere il dither. Questo nativo in Wavelab targato Apogee fa il caso nostro. Risoluzione 16 bit, rumore rosa e intensità del rumore rosa in low, quindi a bassa percezione. Vi ricordo che del dither ne parlerò più approfonditamente in un altro video, perché tanti lo usano perché si deve usare, ma non sanno effettivamente cosa va a fare un plugin del genere. Questo è tutto, possiamo renderizzare. Ecco qui. Allora, subito dopo questa operazione possiamo andare a rimuovere il DC offset. Io ho già un preset fatto. Il DC offset io lo rimuovo con l'Ozone 5 dell'Azotope, che ha questa bella funzione di DC filter. Riguardo al DC filter, cioè riguardo al DC offset, vi rimando al video dove ne parlo in maniera accurata ed approfondita. Vi faccio comunque vedere. Analizziamo. E infatti, prima di applicare il DC offset, abbiamo un bel problema di DC offset che ci limita la nostra traccia a solo 63 decibel di dinamica. Renderizziamo, analizziamo. Ora il DC offset è pari a 0 e ovviamente questa piccola operazione ha portato minimamente un errore intersample molto lieve. Basterà normalizzare a 0 picchi reali. Ok.
rianalizziamo e abbiamo il nostro error intersample corretto e abbiamo sempre il nostro picco diverso per il canale sinistro e per il canale destro. Questo è tutto quanto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate appreso bene tutte le nozioni che vi ho dato. Questo comunque è stato un master realizzato in maniera veloce per mancanza di tempo, per ovvia mancanza di tempo. Non è il mio 100% che riesco a dare in master, comunque spero che vi sia servito. Se il video ti è piaciuto lascia un like qui sotto e commenta. Io vi rimando al prossimo video, ciao e alla prossima.